Si è conclusa 3-1 allo stadio regionale la partita tra Giarre Calcio e Sicula Leonzio, sconfitta amara per i padroni di casa. Il servizio di Salvo Trovato. Il Giarre Calcio non supera l'esame di maturità, incassando una brutta sconfitta regionale contro la Sicula Leonzio, che si ritrova in vantaggio di 2 reti già dopo pochi minuti di gioco. Il terzo gol arriva sul finale di tempo, su calcio di rigore causato da un ingenuo Mastronardi, che si fa calciare dal direttore di gara. La reazione alla ripresa c'è stata, ma era ormai troppo tardi, e il 3-1 nel finale di Patti è solo utile per alleggerire il passivo, comunque pesante, in sfavore dei ragazzi di Mister Mancuso. Ma riviviamo le emozioni di questa sfida attraverso i nostri highlights. Ancora la piana della bandierina, il pallone in mezzo che sfiola pericolosamente e poi c'è la rete. Subito il gol della Leonzio, si scatena ancora la Leonzio, ripartenza fulminea, il cross in mezzo. È tutto solo Mautone, pallone in rete, 2-0. Brutto qui l'intervento di Mastronardi, espulso. Perde la testa Mastronardi. Mastronardi impazzisce. Pittita ha la possibilità di chiudere definitivamente il match portando i suoi sul 3-0. Va il 9 bianconero dal dischetto. 0-3. Ancora Leotta si muove tra le linee. Il pallone in mezzo per Patti. Colpo di testa. Gran gol di Patti. Il triplice fischio di Iannello, brutta battuta d'arresto dunque per il Giarre, che al regionale cede per 3-1 contro l'ottima Sicula Leonzio. Giarre tra l'altro che dovrà ricriminare molto per un approccio decisamente rivedibile, e la classifica resta ancora bloccata per la formazione di Mancuso. Siamo con la presidente della Sicula Leonzio Leonardi. Presidente, una prova di forza su un campo difficile come quello di Giarre? No, sì, era importantissimo fare i 3 punti qui a oggi. I ragazzi sono entrati in maniera prepotente, subito, inizio partita abbiamo sbloccato subito il risultato, abbiamo raddoppiato in maniera importante, poi abbiamo chiuso la partita al primo tempo. Secondo tempo potevamo fare di più, però va bene così. Dispiace il gol preso all'ultimo e l'espulsione. Mister Catania, tecnico della Sicula Leonzio, mister, una prova di forza su un campo difficile come quello di Giarre. Ha detto bene lei, un campo difficile, era una trasferta che temevamo, ha detto ai ragazzi di stare concentrati e di partire subito, di aggredire subito alti, perché conoscevo la forza del Giarre in questo campo. Diciamo che siamo stati bravi a sbloccare subito la partita, siamo stati bravi a raddoppiare e ci portiamo a casa 3 punti pesantissimi per il nostro campionato. Ecco appunto, l'inizio della partita, si aspettava un approccio diverso da parte del Giarre qui in casa? Guarda, io devo essere bravo a creare l'approccio dai miei ragazzi, per cui io ho detto di essere aggressivi subito per non farci aggredire noi, e se tu dopo 10 secondi già sei nell'area di rigore della squadra avversaria, probabilmente lì c'è un episodio che andrebbe valutato in maniera diversa, però io non contesto mai quello che fanno gli arbitri, anzi oggi secondo me ha fatto un grande lavoro. Per cui se siamo lì, se fai il calcio d'angolo e fai gol, poi continui in un inserimento da dietro, segni un centrocampista, poi fai il 3-0, comunque dimostri che sei venuto qui a Giarre a giocarti al viso aperto comunque. Però dico che la squadra ha dimostrato una prova di forza.